Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie Arti Marziali Mister Ignoranti con i fratelli Sansone. Altro match per i fratelli, per Fabrizio Sansone, iniziamo sempre da lui. Vediamo che match dovrà affrontare il buon Fabrizio. Allora, Derrick Lewis oppure Mark Hunt. 97, 95, 97, 96, 97, 90, 93, 98. Io a sto punto sarei propenso per Mark Hunt. No, questo frequenta la stessa palestra. Ma boh. Comunque 6 settimane, no, sono anche troppe. Andiamo su Derrick Lewis, dai. Cioè, Derrick Lewis, scusate, Derrick. Comunque, come sempre, come al solito, direi che per quanto riguarda insomma, la preparazione non ve la, come possiamo, ve la risparmio, ecco. E direi che ci vediamo come sempre più tardi a preparazione ultimata. Vabbè. Sono stato costretto ad andare in leggero sovraallenamento per una questione di punti settimanali che non potevo spendere più in promozione perché non c'era più niente di promozione da fare. E sono dovuto andare all'allenamento leggermente in sovraallenamento, cioè 102%, non dovrebbe fare molto danno. Il danno più che altro c'è stato perché durante gli altri allenamenti ho perso, ho avuto delle perdite per quanto riguarda resistenza alle prese e gioco di gambe. Gioco di gambe, in quel 4 di gioco di gambe non l'ho potuto recuperare, ma penso, se non mi sbaglio, di aver recuperato tutto, quasi quel più 4 pure che ho ottenuto per quanto riguarda invece le prese. Qua beh, solite reazioni social positive, negative, eccetera. Comunque, diciamo, solo gioco di gambe è quello che ho perso un po', ma per il resto insomma dovrei esserci. Comunque, altro match, Sansone contro Lewis. Altro match importante per il buon Fabrizio Sansone. Se vuole tornare a rivincere il titolo mentre entra su ring Derrick Lewis con la solita faccia da serial killer, che non dice, faccia che non dice nulla di buono, devo dire. Io non so, ma fa paura. No, paura no, però mi sa molto di serial killer, ecco. Cioè, devo dirlo molto, mi sa davvero di serial killer questa faccia che c'ha. Vabbè, vediamo un po' cosa riesce a fare. Derrick Lewis sta per entrare sul ring. Sta per affrontare, diciamo, il nostro eroe, uno dei nostri beniamini di questa serie, di questa parte, diciamo, di serie, di questa carriera, ovvero eccolo qua che arriva fra poco, il nostro Fabrizio Sansone. Eccolo qua, saluta il pubblico. Lui vuole, o meno vorrebbe, di avere di nuovo un'altra opportunità per quel titolo del mondo che ha perso qualche puntata fa, ma che vuole fortemente riconquistare. Vediamo cosa dice lui. Esente veloce, takedown potenti, mai fatto uno. E ha vinto 10 incontri di 12 per KO. Ha avuto un periodo un po' così, dopo la cioè, ha perso il titolo, poi il match dopo l'ha perso pure, ha avuto un attimo così. Poi con la scorsa puntata sembra, diciamo, essersi un attimo rimesso in pari. Quindi vediamo un po' cosa riesce a fare qua. Questa puntata sarebbe molto importante, davvero molto importante per lui. Questo match, allora, 8 centimetri in meno di altezza e 13 in meno di portata. C'è anche qua uno svantaggio fisico, ma si può fare. Si può fare, signori. No, non volevo, non volevo, ho preso un tasto per sbaglio. Comunque, ok, bene. Oh, è subito in difficoltà Derrick. È giù Derrick. È giù Derrick. Ancora, ancora Fabrizio. Quindi, postura alta, mi fa meglio rialzarsi. Non rischiamo, non rischiamo, non rischiamo. Dobbiamo rialzarci. Dobbiamo rialzarci. Ok. Dai, va bene, dai, 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 con calma. Con calma.
Oh, ah! Difesa! Benissimo, bravo! Bravo Fabrizio! Laterale posteriore! E continua a colpire! Back mount! No! Mio back mount! Io però vorrei andarmene! Rialzati! Oh! Ok! E ancora al volto! Ancora! Comunque i colpi alla testa sono tutti calci, li subisce, si sente. E di nuovo ancora. E ancora di nuovo giù Derrick. Di nuovo giù Derrick. Ritorna in piedi, cerca un attimo di riprendersi il round. Attenzione, questo è pericoloso, ma si riprende. Fabrizio, si riprende Fabrizio. No, sbagliato. Ok, guardia piena. Rialzati, ok. Bene, bene Sansone, bene Sansone. Bene Fabrizio. Ancora. No, mezza guardia. E guardia piena. Rialzati. Ok. Niente, cerca di portarlo sempre a terra. Cerca di portare disperatamente il match. Mezza guardia. Attenzione! Postura alta però. Postura alta. Rialzati. Cerca di tenere il match a terra. Lewis, perché in piedi ha capito che non ha speranze. Ancora. Ok. Oh, torna in piedi Fabrizio. Torna in piedi Fabrizio. No, ancora! Sempre! Ancora a terra! Rialzati! Guardia piena! Ah, guardia piena ancora! Cerca di stancare! No! Dai, imparati però! No! Fine! Finito! Ok, ti ho portato bene a terra, ma dici sul serio? Dici sul serio? Abbiamo rischiato tantissimo fino al round di iniziazione, ci siamo comportati bene a terra. Vabbè, vabbè. Io non so questo round come sarà andato, Penso. Ok. Rialzati. Mamma mia, che pericolo! No! No! Mamma mia, di nuovo! Rialzati! Ok, molto aggressivo Lewis! E ancora però di volta Lewis! E ancora la testa! Dai! Laterale posteriore. E dai! Niente, non mi dà più il comando! Non mi dà il comando! Guardia piena! Ok! Rialzati! E rialzati! Niente, non mi fa rialzare! Ok, rialzati, ok! Situazione difficile anche per gli stamina! Ce n'è molto meno! Buon Fabrizio! E giù! E giù e giù di nuovo! E qua c'è la possibilità. E ancora. Ed è finita. È finita. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Qua. Vabbè, non l'ha preso benissimo, però è importante l'efficacia. Mamma mia, qua match in cui si è rischiato tantissimo. Io direi di lasciare perdere il replay anche alla proclamazione. Si è rischiato tantissimo in questo match. Veramente molto. Contiamo longevità 16,5. Attenzione, Fabrizio Sansone. Sembra. La sua carriera sembra, diciamo, come posso dire, sembra che manchi molto alla fine della carriera del buon Fabrizio, che sia ottagonale. Vabbè, regna su tutti, è la solita cosa, diciamo che non
Sta diventando un po' monotono questa cosa qua, ma vabbè, fa niente. Non sarà mica veggente incredibile. Ah, perché aveva aperto, perché aveva previsto che avevo fatto la previsione di vincere per KO al secondo round. E così è stato. Onestamente così è stato. Direi che dalla prossima diciamo terzo, per quanto riguarda Fabrizio. Comunque, detto così, direi che possiamo passare, diciamo, dall'altra parte della barricata a vedere cosa combina suo fratello Federico. Ed eccoci qua, con Federico Sansone, lui campione, lui che deve ancora, deve continuare, diciamo, a difendere il proprio titolo mondiale. E questa volta dall'assalto di Francis Ngannou. Eccolo là, Francis Ngannou. È una persona che sembra, diciamo, dai parametri, sembra poter essere piuttosto tosto. Scusatemi anche il gioco di parole. Comunque, eccoci qua, Francis Ngannou. Direi, signori, come sempre, adesso faccio preparazione, ma voi non la vedete per non farmi annoiare. Detto questo, semplicemente ci vediamo più tardino a preparazione pronta. Eccoci qua, diciamo, poco da segnalare qua. Preparazione, ho perso giù fra una perdita e l'altra, che purtroppo gli effetti, diciamo, della ridotta longevità e fisica delle due carriere si sente, quindi si sente anche su Federico Sansone. Aveva avuto una perdita di resistenza alle prese, gioco di gambe per 4, queste due per 4, e una resistenza, era una diminuzione di precisione per 3. La precisione meno 3 purtroppo è rimasta. Ho recuperato tutta la resistenza alle prese, gioco di gambe 2 su 3, ce li ho recuperati quasi tutti, solo uno mi rimane perso. E adesso così ci apprestiamo a affrontare lo sfidante dal Camerun, Francis Ngannou. Da batti Camerun. Un'altra bella faccina calma, ecco, un'altra bella faccina poco pericolosa, devo dire. Comunque, esperienza box, grande potenza ed estrema robustezza. Quindi una specie di carro armato, stiamo per affrontare una specie di carro armato coi guanti, coi guantoni, i guantini, insomma, ti dicono questi qua, delle arti marzialiste. Comunque, esperienza pugile significa probabilmente la terrà in piedi questo match. Il che non è male per noi, per chi insomma controlla anche il buon Fabrizio Sansone, perché Federico Sansone, scusate, perché preferisco giocarmela in piedi. Comunque, eccolo qua, Federico Sansone, pugno alto, saluto al suo pubblico da Palermo, pronto a difendere ancora una volta la sua cintura. But a serious challenge in front of him here tonight. When this man Qua questo became the avversario heavyweight champion, a comunque lot of people thought potrebbe essere that molto this challenger pericoloso. was the Vediamo one un po' to cosa riesce a wrest the fare, belt molto away. veloce. Ma in Now con the il fight pubblico ci ha is detto here. due volte la We'll stessa see cosa, if in the modo diverso. champion or E ha if vinto this gli ultimi man 10 can per continue one of the KO. greatest Bene, heavyweight bene, bene così, legacies bene così. the E Octagon ora, has ever seen. The eccoci. champion is in focus right now. He's Pronto. making his way towards the cage. Pronto per His affrontare training questo for nuovo this bout match. has been perfect. Vediamo un po' Everything ran cosa riesce according to a tirare fuori. plan. He believes he has a Allora, solid game plan. tell of the He's ready to step tape, in stessa here and altezza, retain peso his title. 7 kg in più, però attenzione, portatene a Ladies and meno di gentlemen, this 13 cm. E allora, ready to fight. Ready. andiamo. All right, here we go. UFC heavyweight Inizia title on the il line. This should be good. All right, so here is the UFC match. title. Ottima, benissimo, dando difficoltà, e giù Ngannou. E di nuovo giù. Di nuovo giù Ngannou, due volte, attenzione, inizia benissimo. Postura alta, mi sa che è meglio rialzarsi. Rialzarsi. Ok, riportiamolo in piedi. Subito Ngannou in difficoltà. Ok, Slightly deflected. He got tagged there. attenzione. Well, he is a Ancora totally al aggressive, corpo. but he paid for it Alzalto. there. His head was tied open. Attenzione, The rialzati. champ È is anche out. lui He's in big pericoloso. trouble here. We could be Anche lui seeing a pericoloso con i new pugni. champion right now. Attenzione. Oh, there's the head
ancora. Ok, ancora al volto e alla testa. Ancora. Ancora al corpo. Attenzione. E ancora la red. Comunque due si stanno menando pesante. Attenzione, ancora al volto. Ancora al volto, ancora. Sulla difensiva Ngannou. Ancora al corpo. Federico Sansone. No, attenzione, lui ora cerca di essere un po' mobile con movimenti. Attenzione. Attenzione, questo è pericoloso. Può essere pericoloso questo, però. Ok. Oh. Qua c'è da fare molto attenzione con Ngannou. Perché. Attenzione. Calcio. Ancora al corpo. Attenzione. Attenzione. Ancora alle gambe, prova Ngannou un attimo, ancora, e si è fatto difficile perché adesso Ngannou un po' ha cambiato atteggiamento, cerca di andare molto più di contrattacco. Ottimo ancora. Federico, scusate. Attenzione. Qua un po' di difficoltà. Oh, meno male, si è ripreso. Ora dunque. Prova ad andare. Ora. Ancora colpo, attenzione, difficoltà Ngannou. Ed è finito. Finisce questo primo round, comunque bel match. Bello combattuto, hai realizzato un countdown, non diventare troppo aggressivo, continua a fare quello che stai facendo. C'ha ragione, volendosi ha ragione, che comunque Ngannou, diciamo, ha cambiato un po' atteggiamento in corsa. Ha iniziato molto aggressivo, poi ha preso a combattere più di contrattacco. Questo potrebbe. Comunque lui colpi alla testa, quando gli arrivano li sente. Il problema è che adesso la guardia la tiene molto di più. Ancora al corpo. Ancora al corpo, benissimo. Attenzione. No. E ancora difficoltà Ngannou per colpo alla testa, ma si è ripreso. E ancora giù Ngannou, e giù Ngannou. Ancora Federico, è finita. È finita. È finita. Federico mantiene il titolo. Ma che fatica, signori. Che fatica, ragazzi. Ngannou un avversario che a vedere questo match è stato parecchio tosto, soprattutto perché a un certo punto la sua guardia sembrava impenetrabile. C'era seria difficoltà a superare la guardia di questo avversario. Comunque direi che sia il momento per me di star zitto e lasciarvi alla proclamazione del campione. The UFC heavyweight champion of the world, your winner and by knockout here tonight. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 51 seconds of round number two. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Chief Kao! Federico Sansone, ancora campione del mondo dei pesi massimi, ancora lui, ancora mantiene il titolo, nonostante sia stato forse più faticoso del previsto per quanto riguarda questo match, però intanto ancora il titolo, intanto ancora campione. Bene così, signori, attenzione, UFC Minute. Hey everyone, I'm Megan O'Leary and here's what you need to know for your UFC Minute.
In every combat sport, it's a well-known fact that it's harder to defend a title than to win it. So when the UFC heavyweight champion set the record for the most title defenses, it marked this longtime champion as not only the most dominant title holder ever seen in the octagon, but as a legitimate and likely Hall of Fame candidate. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Ebbene sì. Federico Sansone è candidato alla Hall of Fame. Addirittura. Este Locker campione per sempre. E mi ha lavoro facile. Poche reazioni social, devo dire. Comunque, oh. Record, ha infranto il record di difese. Buon Fabrizio Sansone. Federico Sansone, scusate. Ah, bene così. Diciamo Federico Sansone è sempre più avviato nella strada verso la leggenda delle arti marziali miste. Detto questo, direi che possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata con le arti marziali miste e ignoranti con i fratelli Sansone. Non, probabilmente non manca molto alla fine delle rispettive carriere, ma possiamo farle finire alla grande. Detto questo, saluto tutti quanti voi e alla prossima.